Ragazzi e ragazze, allora, ovviamente premetto che chiedo assolutamente, immensamente in ginocchio, scusa per tutto questo tempo in cui io non ho fatto video, è passato veramente tanto tempo, insieme alla vita come faccio video, e per non aver scritto nulla nemmeno nella mia bacheca, infatti qualcuno si è preoccupato e mi ha anche sgridato giustamente per il fatto che non ho più fornito notizie, stessi bene, stessi male, se non facessi più video perché stavo ancora male o per chissà quale strano motivo. Quindi veramente scusate ragazze se non mi sono più fatta viva, ma in quest'ultimo periodo si sono solo apposti vari problemi, vicissitudini, per cui io non ho potuto nemmeno scrivere sulla mia bacheca. Allora, la motivazione per cui non ho fatto video per tanto tempo, le motivazioni sono fondamentalmente due. Inizialmente è stato per quello che comunque ho anche detto nel mio penultimo video, ovvero avevo bisogno di staccare un attimo, prendermi una pausa da tutto, da tutti, e me la sono presa, insomma, più che una pausa è stato un esilio forzato, nel senso che ho visto i miei ultimi due video e mi sono fatta abbastanza pena e schifo da sola, nel senso che ogni volta era un premettere che oddio ragazzi sto male, sono giù per questo motivo, la mia vita fa schifo, il mio ragazzo ci siamo lasciati, sto malissimo, ed era veramente uno strazio, cioè mi sono straziata da sola, nel senso che sì, le cose sono andate molto male negli ultimi tempi. Ho avuto molto di cui soffrire, però queste situazioni si possono prendere in due modi fondamentalmente. Puoi dire, cazzo, scusate, cavolo, capitano tutte a me, perché va sempre male, sempre più male, perché le cose non migliorano e sembra sempre andare peggio, e struggersi, e tapparsi in casa, e piangere, ascoltare canzoni tristi, e deprimersi. Oppure si può dire, va bene, porca vacca, sta andando tutto male, e va bene, però è inutile che io stia in casa, è inutile che io mi deprima, è inutile che io non faccia altro che pensare a queste tragedie, proviamo a vedere se cambiando il mio, come si può dire, il mio approccio con la vita, cambiano anche le cose che mi accadono. Quindi in un primo momento sì, ho reagito male, mi sono molto rattristata e sono stata molto male, poi ho detto ma a cosa mi sta portando tutto questo? Cosa cambia se io continuo a stare male? Le cose possono solo andare peggio, posso solo decidere, impormi di soffrire di più e continuare a soffrire, non ha senso. Quindi ho detto va bene, cambiamo atteggiamento, cominciamo a reagire e a prendere ciò che mi sta dando la vita con un sorriso, insomma. Effettivamente quando reagisci in questo modo la vita comincia ad avere un senso e girare un po' come vuoi tu alla fine, quindi bene così. Dopo questa infinita parentesi divagatoria sulla filosofia della vita, andiamo avanti, insomma, questo è il primo motivo per cui per tanto tempo mi sono assentata da YouTube, quindi esilio forzato perché non volevo più mettere la mia faccia su internet, smorta, e dirvi, ah, sto male, guarda. Quindi ho aspettato di poter accendere la telecamera e mostrarvi un che di sorriso, che penso che piaccia di più anche a voi. Poi, secondo motivo, quando è stato? Il 13 di gennaio. Ho cominciato a lavorare, finalmente, e sono stata chiamata verso dicembre da una ditta per cui io... Cosa sta succedendo? Oddio. Sono stata chiamata a dicembre per una ditta per cui ho lavorato per tante estati, diciamo da quando ho 19 anni, mi sembra, ho finito 19 anni, poi ho fatto un'estate dove sono andata, ho lavorato per questa ditta, che è una ditta che qui c'è una casa mia che produce succhi di frutta, e lavoro quindi nel laboratorio di analisi chimiche di questa ditta, mi piace molto,
sono molto contenta, è un lavoro che non è assolutamente, non pensate che sia seduta su una sedia con il microscopio a fare le analisi, no, si corre, si va. È un lavoro piuttosto stancante, ma è anche questo il suo bello, insomma. Non so quanto durerà, nel senso che il mio contratto scade il 13 di febbraio. Che bello, il 13 febbraio scade il mio contratto, il 14 febbraio è San Valentino, quindi non so quale giorno sarà peggio per me. Vabbè. E sì, insomma, spero che. Sì, insomma, spero che vada un po' avanti questa cosa perché. Mi piace lavorare, anche se comunque dovrei fare anche l'università, dovrei dare degli esami, ma insomma, il mio obiettivo era la laurea, la specialistica, vediamo. Se il mio lavoro va avanti così, insomma, posso anche accontentarmi della mia laurea, che va più che bene, insomma. Quindi, penso di aver parlato un po' tanto. Ah, cosa fondamentale, questa è la nuova videocamera, la videocamera che avevo fatto vedere nel mio ultimo, penultimo video, la videocamera HD. Sto cercando di prenderci confidenza, ma non ci riesco, nel senso che prima mi riprendevo con la webcam e vedevo la mia immagine nello schermo riflessa sul computer. Ora non vedo niente perché questa telecamera non c'è modo di attaccarla al computer e fare in modo che si veda l'immagine che sta riprendendo. Quindi ho dovuto fare un gioco di specchi per cui vedo il riflesso dello schermo della videocamera che è dietro la videocamera e quindi. Ho cercato un po' di mettere l'immagine a fuoco, ma non riesco a vedermi comunque. E quindi dovrei cercare di guardare l'obiettivo, ma non so se ci sto riuscendo. Spero di sì, spero di non aver fatto un video guardando altrove. E sì, insomma, fatemi sapere se l'immagine è decente, se la luce non è decente perché stamattina c'era un sole quasi carino, adesso c'è abbastanza grigio. Quindi di luce non ce n'è molta, poi accende la luce, ma le luci di casa mia sono tutte fredde. Nel senso che danno tutte sul gialli, non giallino, anzi, sono luci che danno sull'azzurro e quindi su di me non stanno particolarmente bene. Su di me non rendono molto. Quindi vabbè. E di base comunque l'illuminazione è sempre scarsa, ma vabbè. Niente, quindi questo era solo un video in cui divago per dirvi che comunque ci sono e che mi mancate tantissimo, mi siete mancate tantissimo, mi è dispiaciuto tantissimo non poter interagire con voi per tanto tempo. Mi manca fare video, mi manca fare le review, mi manca tutto. Spero in questi giorni di riuscire a fare qualche review, questi giorni, domani e dopodomani, perché domani è domenica e lunedì è il patrono del mio paese, quindi la mia fabbrica rimane chiusa, bene. Quindi spero di riuscire a fare qualche review. Devo fare assolutamente la review degli Aiko, scusate, e quella di All Natural Face, il negozio di Etsy, e anche di Beautiful Girl Mineral. La vediamo se riesco. Altre cose, sì, grazie mille per tutti i messaggi che mi avete lasciato in bacheca. E no, veramente incredibili, cioè molti messaggi in bacheca e messaggi privati, mi avete tirato sul morale in una maniera veramente allucinante. Ringrazio soprattutto le ragazze che mi hanno scritto consigliandomi libri da leggere, qualcuno l'ha fatto, chi l'ha fatto si è sempre chiamato in causa, si è sempre chiamato in causa, perché pian piano li sto comprando e li sto leggendo e effettivamente sono dei libri che ti tirano su parecchio il morale. Ne sto leggendo uno che si chiama Falli soffrire, gli uomini preferiscono le stronze. Che il titolo è un po' così, però i contenuti sono carini. Non è un libro, un manuale per diventare la stronza bastarda che tratta male gli uomini, anzi, dovrebbe essere tutt'altro. È un libro che ti insegna a cercare di valorizzare te stessa e porre te stessa al centro della propria attenzione, che è una cosa che spesso tendiamo a tralasciare noi brave ragazze, dedite ai nostri fidanzati più di qualsiasi altra cosa. E niente, quindi sì, sto leggendo questi libri, questi manuali che, oltre a insegnarti qualcosa, comunque sono sempre abbastanza divertenti, quindi vi ringrazio per avermi consigliati. E non vi tedio oltre. E niente, non vi tedio oltre perché potrebbe essere abbastanza drammatizzante il passaggio da non fare video a fare un video in cui parlo a caso per mezz'ora. E
Vi mando un bacione e fatemi sapere come vi trovate con l'immagine della nuova videocamera HD.